Direttore, l'ospedale riparte. Da pochi minuti è nato a Scavonia Massimo, un bambino di 3,140 kg, che è il primo bambino nato dopo la riapertura. È arrivata in travaglio di parto questa notte ed è proprio da pochissimi minuti è nato. Quindi per i pazienti qual è il messaggio? Per i pazienti il messaggio è che l'attività dell'ospedale sta riprende, l'ospedale ha riaperto i suoi battenti, pronto soccorso ha già avuto 25 accessi, nelle aree chirurgiche i direttori hanno già convocato i pazienti che dovranno essere sottoposti a interventi programmati, quelli più urgenti, le aree mediche sono aperte, in questo momento noi abbiamo peraltro 80 pazienti ricoverati, domani sarà nuovamente ripopolato dalle persone, riaprirà il punto prelievi. Ovvio che abbiamo tenuto in questo ospedale, come tra l'altro negli altri ospedali della URSS Euganea e di tutto il Veneto, delle sezioni dedicate a cittadini che dovessero essere positivi al coronavirus e che dovessero manifestare dei sintomi. Qua a Schiavonia abbiamo riservato una sezione di 52 letti pronti all'utilizzo per questi pazienti, ma anche negli altri ospedali abbiamo attivato 84 posti letto in tutto, di cui 16 ventilati. Più alla disponibilità della rianimazione di Schiavonia con i suoi 14 posti letto. E la situazione in generale per le rianimazioni qual è nella provincia? Beh, la situazione è che nella provincia si stanno attivando sempre più nuovi posti letto, quindi la provincia, così come anche l'intero territorio veneto, sta rispondendo pienamente a tutte le domande che dovessero arrivare posti letto in rianimazione. Senta, si stanno attrezzando con nuove rianimazioni, nuovi posti ventilati. Quando pensate che arriverà tutta questa nuova attrezzatura? E soprattutto è una cosa rivolta al sud o arriverà in rinforzo anche qui al nord? Beh, non ho capito, mi scusi, mi ripeto. No, hanno detto che adesso, per stamattina, continuano a dire che continuano a dare. Sul nord non ho capito. No, siccome c'è in corso un piano da parte del governo per aumentare il numero di rianimazioni e di posti ventilati. Certo. Ma c'è grande preoccupazione soprattutto per quegli ospedali che non sono attrezzati al sud, quindi di questo piano sappiamo quanti ne arriveranno al nord? Ma di questo non le so dire, noi ci stiamo organizzando nella nostra regione già sin dalla prima ora a prevedere un incremento di posti letto, le attrezzature peraltro stanno arrivando, molte sono state già consegnate alle rianimazioni perché l'azienda Zero sta facendo un ottimo lavoro di acquisti centralizzati per quanto riguarda tutte le esigenze che questa emergenza sta rappresentando, dai dispositivi di protezione individuale fino alle grandi macchine che stanno già arrivando, sono già arrivate e consegnate intanto ai centri ABB o a chi ne ha fatto richiesta. È chiaro che nel corso del tempo, nel corso dei prossimi giorni, ne arriveranno sempre di più. Ok. Tutti i virus, qualunque infezione virale, batterica, è ovvio che per un anziano che comunque di solito ha difese immunitarie più basse e di solito è anche pluripatologico, lo sottopone a un rischio aggiuntivo. Questo non è che abbia un rischio aggiuntivo rispetto alle influenze che abbiamo già visto anche nei periodi scorsi. Quello che spaventa la popolazione di questo virus, di questa epidemia, è la velocità con cui questa si trasmette e quindi l'interessamento contemporaneo di tantissime persone, molte di queste, avendo problemi respiratori, hanno necessità di essere supportate per la ventilazione. Questo è il vero problema. In realtà la virulenza e l'attaccamento alle persone anziane è un po' come l'influenza. Però per l'influenza non chiudiamo il paese. Ma perché il problema è la velocità con cui questo si sta trasmettendo e la necessità quindi contemporanea di avere tantissime posti letto liberi o di rianimazione di semi-intensiva. Cioè, l'anno scorso anche in una trasmissione scientifica di alcuni giorni fa hanno portato che per polmonite sono morte 90.000 persone anziane lo scorso anno, quindi qua i numeri anche dei deceduti ovviamente sono ancora per fortuna contenuti rispetto alla numerosità delle persone che hanno tampone positivo moltissimi, ma anche rispetto ai tamponi positivi i ricoverati sono molto pochi in proporzione. Il sistema sanitario sta reggendo, sappiamo che mancano 450 tra medici e sanitari in questo momento nel Veneto. Chiaramente il fatto che questa epidemia sia in tempi rapidissimi
con così alto livello di necessità di assistenza, proprio perché hanno bisogno di terapia intensiva o semi-intensiva, sta mettendo a dura prova il sistema organizzativo sanitario. Però fino adesso anche, insomma, sta tenendo, sia perché è organizzato anche centralmente con rapporti diretti tra le strutture periferiche, le direzioni delle aziende e le regioni, ma anche perché comunque il livello organizzativo, i modelli organizzativi che ci sono soprattutto in questo momento nelle regioni che sono le più colpite sono livelli di avanguardia. Arrivano nuove rianimazioni comunque, sembra? No, più che nuove rianimazioni, sì, sono stati attivati posti letto aggiuntivi, sia di rianimazione proprio, trasformando aree prima dedicate ad altre attività, e vengono aggiunti posti letto con pazienti assistiti in vari punti della rete ospedaliera. Grazie.